Finita è la notte e la luna si scioglie lenta nel sereno, tramonta nei canali. È così vivo settembre in questa terra di pianura. I prati sono verdi come nelle valli del sud a primavera. Ho lasciato i compagni, ho nascosto il cuore dentro le vecchie mura per restare solo a ricordarti. Come sei più lontana della luna, ora che sale il giorno e sulle pietre batte il piede dei cavalli. Nacqui a Modica un 20 agosto. Era il primo anno del nuovo secolo e mi restò addosso l'illusione di essere sempre come al principio di qualcosa. Ma sono gli inganni delle date. Nel Novecento in cui vissi, l'uomo si dimostrò essere ancora quello della pietra e della fionda. Gioco, dichiarai più volte che la mia città d'origine fosse Siracusa, ma solo per accreditarmi un'origine più favolosa e deliberata. I poeti lo fanno spesso. Nacque a Modica, dunque, figlio di un ferroviere, che fu ferroviere dall'età di 7 anni, per una paga di 1 lira al giorno. E infine divenne capo stazione. Di quelli con la divisa di un'altra epoca. Da subito la vita fu per me un pendolare tra case, cantoniere, banchine, una fuga di binari unici e di scambi isolati. Broccalumera, Gela, Acquaviva, Trabia, grigi scali di treni lenti che portavano mandorle e arance alla foce di fiumi pieni di gazze, di sale, di eucaliptus. Ci sono tante Sicilie in una sola isola. Troppe. Uno scrittore che venne dopo di me, Don Gesualdo Bufalino, provò a catalogarle. La Sicilia verde del Carrubo, quella bianca delle saline, quella gialla dello zolfo, quella bionda del miele, quella purpurea della lava. Ne potrei aggiungere molte altre. Una Sicilia taciturna e una commediante, una orgogliosa e l'altra mite. Una Sicilia che alleva il sospetto come un animale domestico e una credulona di ogni voce. Crebbi con questi contrasti, ma era vero che con la Grecia fossi imparentato. Mia nonna era figlia di profughi di Patrasso e si chiamava Rosa Papandrea. Il latino, poi, lo avevo inciso nel cognome. D'ogni dolore son fatto primo nato.
Quasimodo. Fui condannato alla classicità, senza volerlo. Ma finché rimasi in Sicilia, l'accento del mio nome cadde sulla penultima O. Quasimodo. Quasi a modo, scherzavo. Quando me ne andai nel continente, qualche anno dopo, anche quell'accento lo gettai nello stretto, insieme a tante altre cose, e me ne misi un altro. Del resto, la nascita di un poeta è sempre un atto di disordine. Mi piace pensare di aver tenuto per tutta la mia vita un rapporto tenace con la mia Sicilia. Eppure me ne andai. Grazie a questo girovagare ho potuto compiere incontri fondamentali. A Firenze, tramite mio cognato Elio Vittorini, conobbi Eugenio Montale. In Liguria incontrai Angelo Barile, Adriano Grande e Carlo Bo. Per non parlare di Milano, dove feci amicizia con pittori come Fontana, Birolli, ma soprattutto incontrai Cesare Zavattini. Fu grazie a lui che venni assunto alla rivista Tempo, dove iniziai scrivendo le didascalie alle foto che arrivavano dal fronte. Di certo non nego l'importanza di tutti questi incroci. Da figlio di ferroviere so bene quanto siano importanti gli snodi e gli scambi per mettere la vita sul binario giusto. Ma prima che lasciassi l'isola, nel tempo lontano della mia infanzia, mio padre lo mandarono a Messina. Era la fine del 1908 e io avevo solo 7 anni. A Messina arrivammo pochi giorni dopo il terremoto. Ho sempre pensato che a volte nei libri puoi entrarci come si entra in un paese morto. Ci vedi i calcinacci, gli uccelli che si posano, le finestre scheletrite. Ma se hai pazienza, l'occhio si abitua e ricompone una forma da quel cumulo di polvere e pietrisco. Riedifica le case, il tracciato dei vicoli, il gioco delle ombre. Basta una padella di rame, la spalliera di un letto, un libro squadernato. È terribilmente facile e illusorio. Ma alla resa dei conti, ugualmente inutile. La mattina del 28 dicembre era un lunedì. Poco prima dell'alba, un muro d'acqua, di detriti e di vento travolse la città nel sonno insieme alla maggior parte della popolazione. Fu come se al centro dello stretto fosse scoppiata una bomba atomica di una potenza 50.000 volte superiore a quella di Hiroshima. Il numero delle vittime fu incalcolabile, si dice tra 100 e 120.000. Ogni famiglia sparì, senza lasciare traccia, insieme ai registri anagrafici, agli archivi delle chiese, alle lapidi dei cimiteri. Di almeno 3 generazioni fu abolito per intero il tempo, sia quello che restava loro da vivere, sia quello che avevano vissuto. Raggiungere Messina nei giorni dopo il terremoto fu come scendere in vita nel regno delle ombre. Non si può restituire in alcun modo il silenzio di una città estinta. Non era rimasto in piedi niente, nessun edificio, nessun respiro.
Non c'erano lacrime per il semplice fatto che non c'erano più guance su cui potessero scorrere. La stazione era distrutta, come il resto. Per mesi abitammo in un carro merci, fermo su un binario morto. Era spettrale camminare per quelle strade, come infrangere un sacrario. La vita abbandonata aveva qualcosa di indecente, come i nostri passi. Ogni tanto una lucertola scantonava dietro una pietra. Un uccello volava via da una credenza sospesa nel vuoto. Un cane lontano abbaiava. Ricordo la desolazione che si specchiava nei visi delle persone. Da allora ho sempre pensato che qualsiasi verso avessi potuto scrivere si sarebbe spogliato allo stesso modo. Ma anche che intorno alla mia poesia, come nelle vie di Messina in quei giorni, sarebbe rimasto sempre qualche animale seduto davanti a una croce di confine a trattenere un filo di senso e di fiato. Ti trovo nei felici approdi della notte consorte, ora di sepolta, quasi tepore d'una nuova gioia, grazia amara del viver senza foce. Vergini strade oscillano, fresche di fiumi in sonno, e ancora sono il prodigo che ascolta dal silenzio il suo nome, quando chiamano i morti ed è morte uno spazio nel cuore. Non sentite anche voi il profumo di questi limoni? Mi sono sempre piaciuti. Sono degli alberi meravigliosi. Accolgono il vento, le mani. È qui che i miei piedi vagheranno per sempre tra giunchi pesanti di lumache. Nessun altro luogo per me ha una voce così lenta. Ma c'è un proverbio da noi che suona così: chi nesce arrinesce, chi esce riesce. Se vuoi combinare qualcosa nella vita, devi andarti a cercare il tuo destino lontano. E questo vale anche per la letteratura. Mio padre voleva che io mi sistemassi e in qualche modo lo accontentai, anche se presi una strada tortuosa. Dissi a tutti che mi sarei iscritto a ingegneria e me ne andai a Roma. In realtà mi ero iscritto ad agraria, ma fa poca differenza perché non sostenni nemmeno un esame. La poesia, il verso erano la mia vita. Ma me ne andai di notte con un mantello corto e alcuni versi in tasca. E sopravvivere a Roma non fu facile. Per questo, quando mi sembrava di non farcela più, scrissi a Bicedonetti. Mi raggiunse e fu di gran supporto in quegli anni difficili. Vivemmo insieme a lungo prima di essere quasi costretto a sposarla. Il mio capufficio di Reggio Calabria non amava le convivenze. Approdai infine a Milano, ma solo dopo un soggiorno forzato in Sardegna per via della mia passione inesauribile per le donne. Fu Bice a chiedere il trasferimento, sperando che questo mi impedisse di amare la sua migliore amica.
Amelia Spezialetti. Ma le donne erano una mia dolce debolezza e dalla loro mutevole e varia bellezza fui sempre ossessionato. Le seguivo, le amavo, le abbandonavo. Amelia mi diede una figlia, Orietta, nata e cresciuta in casa di Bice, mia legittima moglie, che nonostante tutto fu con me fino alla sua morte. Insomma, avrete capito, furono molti i volti che mi rubarono il cuore. Ma dopo Bice, solo Maria Cumani fu custode del mio focolare e con lei ebbi Alessandro. Ma tra tutti questi nomi, in tutti questi luoghi, ovunque mi ritrovassi, finivo sempre per rinchiudermi in una camera a scrivere e a tradurre. Ecco, la regina Meb è certo venuta da te. Meb, levatrice delle fate, appare non più grande di un'agata che splende sull'indice a un priore. In volo la tira una muta di invisibili farfalle sul naso di chi dorme. Le ruote del cocchio girano con raggi di lunghe zampe di ragno. Sono le redini di lieve ragnatela, il mantice d'ali di cavallette, i finimenti d'umidi raggi di luna. Un osso di grillo serve per la frusta, la sferza è una membrana e cocchiere un moscerino in livrea grigia, grande meno della metà del verme che gonfia il dito alle fanciulle pigre. Ah, tradurre è sempre stata la mia passione. Anche questo era un lavoro. Mi piaceva e un poco mi dava da vivere, ma soprattutto mi insegnò il mestiere. I miei primi lettori sono stati i poeti antichi. Se scrivevo qualche verso, correvo subito da Catullo o da Saffo a farglieli sentire. Da loro ho appreso il culto della sensualità, dell'ironia e tutte le possibilità che la poesia può offrire. Non potete immaginare quanto sia utile ricopiare, sillaba dopo sillaba, una vecchia poesia e provare a tradurla. Le parole hanno la mobilità di una marionetta, un'ossatura invisibile di legno e di fil di ferro, come quella che sostiene i pupi siciliani. È tutto un affare di chiodi e di cordicelle. Vi sono parole che si possono appendere a una bacchetta e altre che sembrano arabeschi, alcune lucide, altre da lucidare, parole di rame e di acciaio, di noce, di faggio, parole di stoffa e di piume verdi, parole a mezzaluna e a pinna di martello, parole disarmate e parole per parare i colpi, per inginocchiarsi e per tremare di rabbia. Parole di pelle d'asina, parole traforate, parole impazienti, parole nascoste dietro una visiera o chiuse in una conchiglia. Quando nel 1940 apparvero i miei lirici greci, fu subito scandalo in tutte le accademie. I giornali mi attaccarono, la polemica fu persistente e implacabile. Ma per me, tradurre quei classici era stato come tornare a casa. Nei loro frammenti avevo ritrovato la mia isola. E ora so che tradurre era principalmente un atto di nostalgia. Viviamo, mia lesbia, e amiamo. E ogni mormorio perfido dei vecchi
valga per noi la più vile moneta. Il giorno può morire e poi risorgere, ma quando muore il nostro breve giorno, una notte infinita dormiremo. Tu dammi 1000 baci e 1500, poi dammene altri 1000 e 1500, 1000 continui e 1500. E quando poi saranno 1000 e 1000, nasconderemo il loro vero numero. Che non getti il malocchio, l'invidioso, per un numero di baci così alto. Poi, a 40 anni, istituirono e mi assegnarono, per chiara fama, la cattedra di letteratura italiana al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Non avrei potuto avere una destinazione più congeniale. Sin dalle prime poesie, infatti, non avevo cercato che di riportare la parola nel dominio della musica, non del suono dove l'aveva relegata D'Annunzio. Lui le sceglieva per accostamenti puramente fonetici. I suoi aggettivi soddisfano un'esigenza soltanto sonora, non musicale. Io inseguivo invece la musicalità. Come D'Annunzio, volevo diventare uno stregone dello stile, un mago, ma non separare la logica dall'immaginazione, né l'elegia dal dramma. In quel conservatorio ci rimasi fino alla morte. In tutti questi anni hanno detto di me molte cose: che ero refrattario, sordo, distratto e inamidato come poeta. Niente di più che un neoclassico con accenti di insopportabile profetismo. E come traduttore appena un autodidatta improvvisato, incompetente, eretico. A ripensarci ora mi viene da ridere. Io che sarei stato un poeta l'ho capito a 14 anni, osservando il mare dalla spiaggia di Rocca Lumera. Quanto sono ridicole le contese umane! È vero, ho vissuto anche di sdegni, sono stato polemico, irritabile. Eppure mi dispiace che nessuno abbia riconosciuto l'ironia mite che mia madre mi aveva messo sulle labbra. Non ho mai coltivato l'odio. L'ho visto infestare le mappe del mondo fino ad averne nausea per tutto il dolore a cui ho assistito. Il nostro tempo è stato furia e sangue, e la guerra ha spezzato la mia voce. Quando l'ho ritrovata, quando anche quest'altro maremoto finalmente passò, pure la mia voce era cambiata. Qualche anno più tardi andai in Unione Sovietica. Dovevo presenziare un incontro tra scrittori italiani e scrittori russi, ma ebbi un infarto. A pensarci bene, non mi sarebbe dispiaciuto spegnermi nella terra di Tolstoi e di tanti altri poeti. Anche la Russia era un'isola. Un'isola immensa, inafferrabile come la Sicilia. Mi ricoverarono all'ospedale Botkin di Mosca e vi restai a lungo. Un'infermiera si prese cura di me, mostrandomi quanto umano sia l'esercizio del conforto. Si chiamava Varvara Alexandrovna. Girava per le stanze del Botkin con le scarpette di feltro e gli occhi frettolosi, infermiera della sorte. Scott, dalla tua mano notturna, Varvara Alexandrovna. Sono le dita di mia madre
che stringono per lasciare lunga pace sotto la violenza. Il 1959 lo ricordo bene, fu quando mi assegnarono il premio Nobel che mi causò altri nemici e feroci detrattori. Ma io chiusi le orecchie per un po' e decisi di godermi questo insperato e universale riconoscimento che riempiva di gioia i miei ultimi anni. Gli accademici di Stoccolma avevano scritto nella motivazione che assegnavano il Nobel a Salvatore Quasimodo per i suoi componimenti che con classico fuoco esprimono il tragico sentimento di vita del nostro tempo. L'espressione classico fuoco mi inorgoglì. Solitamente ciò che è classico è morto, è freddo, lontano, della cenere spenta. I miei versi invece crepitavano ancora, bruciavano quanto il fuoco, e ne fui felice. Mi congedo, come si faceva una volta, con una lettera. La scrissi per mia madre e pensate che la lesse anche la mia anziana nonna. La poesia le piacque talmente che prese carta e penna e mi rispose con grande spirito, esordendo con «Mio caro Totò», mi invitava a comporne una anche per lei. «Ma con mio comodo», aggiunse, «quando ne avessi avuto il tempo. In fondo aveva solo 100 anni». Mater dolcissima, ora scendono le nebbie, il naviglio urta confusamente sulle dighe, gli alberi si gonfiano d'acqua, bruciano di neve. Non sono triste nel nord, non sono in pace con me, ma non aspetto perdono da nessuno. Molti mi devono lacrime, da uomo a uomo. So che non stai bene, che vivi come tutte le madri dei poeti, povera e giusta nella misura d'amore per i figli lontani. Oggi sono io che ti scrivo. Finalmente dirai due parole di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto e alcuni versi in tasca. Povero, così pronto di cuore. Lo uccideranno un giorno in qualche luogo. Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo di treni lenti che portavano mandorle e arance alla foce dell'Imera, il fiume pieno di gazze, di sale, d'eucaliptus. Ma ora ti ringrazio, questo voglio, dell'ironia che hai messo sul mio labbro, mite, come la tua. Quel sorriso mi ha salvato da pianti e da dolori. E non importa se ora ho qualche lacrima per te, per tutti quelli che come te aspettano e non sanno che cosa. Gentile morte, non toccare l'orologio in cucina che batte sopra il muro. Tutta la mia infanzia è passata sullo smalto del suo quadrante, su quei fiori dipinti. Non toccare le mani, il cuore dei vecchi. Ma forse qualcuno risponde. Morte di pietà, morte di pudore. Addio, cara. Addio, mia dolcissima madre.